Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Care sorelle e cari fratelli, anche oggi parleremo dell'importanza della cena, dell'ultima cena, della cena segreta per i Catari, e diremo qualche sentenza. E Gesù nell'ultima cena disse agli apostoli: ecco, prendete questo pane e la mia carne, mangiatene. Ecco, prendete e bevete da questo calice il vino e il mio sangue. Mangiate e bevete del mio corpo, perché colui che mangia e beve del mio corpo avrà l'immortalità. Certo, ancora il mangia e bevi alla frutta non era stato inventato, ma meno male che non lo presero alla lettera, perché altrimenti, invece del supplizio della crocifissione, del calvario della crocifissione, avrebbe conosciuto il supplizio del cannibalismo, dell'antropofagia. E poi disse agli apostoli: aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. E ancora non era nato Johnny Dorelli. Pensate, e poi si è visto con quali risultati e cosa succede ad aggiungere un posto a tavola. Infatti si dice che il 13 portava sfortuna, sfiga in tavola anche all'epoca. E nella tavola dell'ultima cena erano, a parte Gesù, 12 apostoli. Non so se qualcuno fosse mancato. Io credo di no. Allora che significa? Che 12 apostoli più Gesù fa 13. Ha aggiunto l'apostolo che lo ha tradito. Ma che poi qui si apre un dibattito biblico. Ma l'ha tradito perché così era la volontà del Signore, di Gesù o di Dio, o lo ha tradito per paravento? E poi la Chiesa ci ha ricamato sopra la dottrina della volontà divina, del sacrificio del suo figlio unigenito, eccetera. Perché Giuda è stato un traditore oppure ha compiuto con la volontà divina? Perché Gesù doveva essere tradito oppure no? Ha conosciuto il sacrificio? Quindi siamo passati da cose frivole a considerazioni serie. Come nella Divina Commedia di Dante. Veramente il sacrificio è stato strumentale al compiersi della volontà divina oppure no? È esistito o non è esistito? Naturalmente i testi, non solo Vangeli, apocrifi, eretici e gnostici, differiscono molto dai testi ufficiali, per cui Giuda non sarebbe un traditore, ma colui che ha compiuto la volontà divina. Poi non capisco perché si è impiccato, perché ha lucrato sopra 30 monete d'oro, o vai a sapere il perché. Però il significato dell'ultima cena è un enigma ed è così largo questo testo che io lo sto rileggendo. Lo sto rileggendo, ma non posso fare un sunto di 20 minuti. Per quello che io vi chiedo, se vi interessano i miei video sul tema, divulgateli, in modo che quando otterrò molte visualizzazioni farò una serie di video su ogni libro che vi interessi, ma altrimenti devo impiegare molto tempo ad editare video, ore in un giorno, e per poche visualizzazioni non mi sento di farlo. Voi divulgate i video che ho già caricato e anche questo, commentatelo qui sotto e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo, e io farò uno studio, una lettura più estesa. Però secondo voi,
Giuda Iscariota era colpevole o no di tradimento? E se compiva con la volontà divina, allora non era un traditore, perché Giuda ormai è rimasto come sinonimo di tradimento, di traditore. Era veramente un traditore oppure faceva la volontà del padre di Gesù? Perché se così fosse, come afferma anche la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, allora non ci sarebbe stato tradimento. E quindi non ci sarebbe stato deicidio da parte di Giuda. Poi lo hanno ucciso i romani o i farisei del tempio? E anche questa è una cosa difficile da giudicare. E niente, mi venivano in mente queste considerazioni perché stamattina pensavo, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più di Johnny Dorelli. Poi ho detto, beh, come gli è andata bene a Gesù Cristo, che ha aggiunto 12 apostoli e tutti se ne scapparono, addirittura Paolo o Pietro, lapsus ecclesiastico che ciò. Al cantar del gallo mi avrai ripudiato ben 3 volte, quindi tutti se ne sono scappati, tutti gli apostoli, i discepoli, tutti lo hanno abbandonato solo. E hanno cenato con lui. Ciò mi ricorda quante volte la gente è venuta a mangiare a casa mia. Ormai ho 50 anni, belli e suonati, da circa 3 mesi. Sono nato il 26 gennaio. Ebbene, 26 gennaio 69. Tutta la vita che invito persone a mangiare e poi neanche ti chiamano al telefono, capito? E con Gesù è stato peggio, perché lo mandavano a crocifiggere e non gli hanno fatto neanche, non dico un colpo di telefono, perché non c'erano né i cellulari né i telefoni fissi nell'epoca, né i telegrafi né i fax, ma non gli hanno dato neanche un colpo di pigione messaggero, neanche una cagatina di pigione ha ricevuto sulla croce, niente, non si è fatto sentire nessuno. È come se gli avessero messo una croce sopra, che già ne aveva ricevuto una. Poi la storia dei due ladroni, uno buono e uno cattivo, che in realtà è metaforica, come tutto nella Bibbia, nel Nuovo e nel Vecchio Testamento. E questo lo sapevano gli gnostici, perché parlavano per aforismi. Quindi il ruolo dei due ladroni nella storia può essere puramente narrativo, ma può riferirsi a tutto ciò che ci deruba sensorialmente. Per esempio, può riferirsi al passato e al futuro. Può riferirsi a un sacco di cose. Voi che ne pensate? Che ruolo hanno i due ladroni nella scena della crocifissione? Perché è stato crocifisso nel mezzo di due ladroni, uno buono e uno cattivo? È un po' strana come metafora, è un po' troppo elaborata, se si considera che all'epoca chi era colto a rubare era lapidato dagli ebrei in Israele. La crocifissione era per chi attentava all'impero romano o alla stabilità della colonia romana. Non era per qualsiasi reato. Quindi i ladroni probabilmente non li crocifiggevano, a meno che non erano degli insorgenti anti-imperialisti. Allora, in quel caso, rubavano, come facevano i brigatisti negli anni 70 in Italia, per finanziare la rivolta contro l'impero romano. Ma altrimenti non li crocifiggevano i ladroni, li lapidavano gli stessi ebrei. La giustizia in Israele era in mano agli ebrei. I romani avevano i tribunali militari e la giustizia militare per quanto riguardava gli interessi dell'impero romano, ma non processavano e non condannavano a nome di Israele. Lo facevano gli israeliani con i loro tribunali, tanto laici come religiosi.
Quindi evidentemente la storia dei due ladroni, uno buono e uno cattivo ai lati di Gesù, è una metafora che vuole dirci qualcosa. Secondo voi che vuole dire? Perché in quell'epoca ne crocifiggevano tante di persone, forse decine di migliaia al mese, tutti gli insorgenti. Quindi Gesù sarebbe stato crocifisso in un luogo dove c'erano migliaia di persone già crocifisse, perché li lasciavano lì fino a che cadevano le ossa, o da crocifiggere. Quindi sarebbe stato con tante persone, in compagnia di tante persone. Perché allora questa rappresentazione astratta e simbolica sul Golgota sarebbe stato crocifisso? Ma perché sul Golgota? Sono state crocifisse altre persone nel Golgota? Io credo di no, ma il nome è emblematico, il Monte del Teschio. E quindi sul cranio di quel monte, nel mezzo, Gesù Cristo crocifisso e al lato il ladro buono e il ladro cattivo. Vabbè, e poi che altra considerazione, visto che mi avete chiesto in Instagram, visitate il mio account di Instagram, che è da molto tempo che non pubblico, però se ci ricevo dei like e guardano i miei video, io forse, come reverendo Santen Chan, caricherò dei video di 1 minuto parlando di queste cose. Mi hanno chiesto di dire qualcosa di più sulla cena segreta. Allora mi ricordavo tutte queste aneddote, però voglio dire, anche voi proponete dei temi, avete dei dubbi, perché io tempo fa ho ascoltato abbastanza video di Bilingo sugli Elohim e su queste cose. Avete dei dubbi? Fatemi delle domande come gliene fanno a Biglino o Bilingo. E poi condividete il mio video affinché anche altri possano farmi delle domande. Non siate egoisti, non fatemi solo voi delle domande, ma fatemi delle domande come ha fatto la nostra cara amica Acquista Pace, che non mi ricordo il resto del nome perché mi sono scordato di portare il bigliettino. Ma la nostra cara amica Acquista Pace, per fortuna che si è messa, non so se sarà il suo cognome, cara amica, è il tuo cognome, però mi ricordo che Acquista Pace è difficile da scordare, come Mangiapane, Amodio, sono dei cognomi che uno non si scorda mai. Se Acquista Pace è un cognome, uno ha il vantaggio di avere un cognome che non si scorda mai. Per esempio, i nomi si possono scordare, come ho fatto io. Maria, mi sembra Maria, perché mi sono ricordato, ma se no me lo scordavo. Maria, poi non so com'è l'altro, Acquista Pace, ma Acquista Pace è sicuro che te lo ricordi. Fra 10.000 cognomi, di sicuro non te lo scordi, come il cognome non ti scordare di me. Ma aveva detto, ah no, non me l'aveva detto, e il cognome non ti scordare di me. Vabbè. O i nomi più strani, tipo Carciofo, Belleità, che sono dei cognomi che uno ascolta e anche se non te lo vuoi ricordare ti viene in mente. Mi ritorni in mente, bella come sei. Vabbè, sto andando per la tangente. E io, a differenza dei politici, che loro, i politici nostri, vanno per la tangente, ma ogni volta che ritornano, ritornano con più denaro e magari poi vanno in carcere, ma ritornano con più denaro perché vanno per la tangente i politici. Io invece ogni volta che parto per la tangente, ogni volta che parto per la tangente, divorzio dalla realtà, non torno con più denaro. Magari io parto per la tangente e divorzio dalla realtà. I politici partono per la tangente e ritornano a casa con un malloppo di denaro. Un'altra deviazione dal tema. Allora mi raccomando, adesso faccio questo video corto corto per evitarlo, editarlo subito. Ma se avete delle domande da farmi, ecco, questo voleva essere un video anche per cogliere l'occasione e salutare tutte e tutti voi che mi seguite. E poi mi raccomando, fatemi delle domande su questo tema o guardando qualsiasi mio video, fatemi delle domande su qualsiasi video voi vogliate fare e io vi risponderò
E poi soprattutto, se volete che quel video che state guardando, questo o altri, abbiano seguito, diffondiatelo fra i vostri contatti in modo che lo possano commentare e diffonderlo a loro volta. In questo modo io darò continuazione, perché ho fatto dei video che, e poi mi raccomando, quando guardate questo video, guardate i video che io metto fra i consigliati e fra le schede di fine video, perché hanno ricevuto poche visualizzazioni i video che metto fra i consigliati di questo video. In questo modo diffondete anche i video che io metto fra i consigliati, perché magari hanno ricevuto dalle 20 alle 200 visualizzazioni e io non ne ho fatto un seguito, ma trattano magari di questi stessi argomenti. Ho fatto dei video anni fa come Reverendo Sant'Enchan che hanno visualizzato 200, 400, 600 volte. Allora io vi invito a riguardarli, a cercare i temi nel mio canale e soprattutto a guardare i miei video consigliati, perché in ogni video consiglio dei video. Nell'angolino in alto c'è una I in un cerchietto e poi quando finisce il video ci sono delle placche di fine video, dei riquadri che consiglio dei video di fine riproduzione. Allora, nel nome del Pater, dello Spiritus, del Figlio, del Pater, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ergo te indulto. Ego te in, ergo te indulto. Grazie di avermi seguito. Dal vostro Reverendo Sant'Enchan. Oggi sono un po' elettrico.